Prima di intraprendere un qualsiasi viaggio, qualunque sia la meta e di passeggeri, bisogna assicurarsi che la macchina con cui abbiamo deciso di muoverci si metta in moto. Usando questa similitudine riusciamo a comprendere il senso della cena che, promossa dall'assessore Mauro Falcioni, ha visto ritrovarsi allo stesso tavolo ex assessori, compagni di cordata, simpatizzanti e delusi dell'amministrazione Seri. Lo scopo ci dice il suo promotore era proprio quello di una rimpatriata per vedere se c'erano le condizioni per proporre un'alternativa al governo attuale della città. Sollecitato da molti cittadini scontenti di questa gestione pubblica, ho chiamato a raccolta tutti i soggetti, non solo di destra, per capire se ci sono le condizioni che nel 2004 portarono a Guzzi al governo della città con una lista civica. Stando ai post commenti dei partecipanti, la macchina oltre a partire ha anche la benzina nel serbatoio, dato che l'entusiasmo sembra essere stato ritrovato sia nel clima che nei rapporti politici. Quelli personali, ci dice l'ex assessore Falcioni, devono restare fuori, chi fa politica li deve accantonare. Uno dei motivi della sonora sconfitta della passata tornata elettorale infatti è stata proprio la lotta intestina che ha portato a ben quattro candidati alla poltrona di sindaco, espressione poi della stessa sponda che non portò nessuno di essi nemmeno al ballottaggio, ma accontentando il terzo incomodo, ovvero i 5 Stelle con Ada Romiccioli. Tra i partecipanti alla cena dei miracoli, diciamo così, viste le diverse anime presenti, Falcioni ha saputo mettere sotto lo stesso tetto Rossi ed Aguzzi, il primo paladino del Santa Croce, Gianfranco D'Arna e i delusi della coalizione seri, Gabbianelli e Riccardo Severi che da tempo sta praticando una posizione interna, la stessa maggioranza. Il consigliere regionale di Area Popolare Milko Carloni registra un fortissimo entusiasmo tra i partecipanti e ringrazia sentitamente Mauro Falcioni per questa rimpatriata ed assicura il suo supporto per sostenere la causa. Anche l'altro ex assessore Alberto Santorelli registra la ben riuscita dell'iniziativa. Mirata a far tornare protagonista politicamente, ci dice al telefono, il centrodestra, visto il il vuoto amministrativo dell'attuale maggioranza e che per il quale diventa essenziale esprimere e coinvolgere forze nuove che si mettono a disposizione della comunità. L'attuale forza di opposizione ben svolge il suo ruolo al momento, sottolinea Santorelli, evidenziando le criticità della giunta seri. Questo sarà il punto di partenza più cauto, seppur favorevole a un crogiolo di forze che portino una nuova alternativa di governo alla guida della città, un altro ex di Aguzzi, l'enfant prodige della politica afanese, Luca Serfilippi, da poco rientrato in consiglio comunale, per il quale c'è solo una certezza: a Fano serve un cambiamento forte e radicale, idee nuove e persone nuove. Chi come e perché si vedranno strada facendo. Del resto la macchina è andata in moto. Ora mettiamola in movimento.